Wahekuj, ben ritrovati da vostro Andrea91 e benvenuti in questo primo gameplay ufficiale di Pokémon Spada e Scudo. Sì, magari fosse. Ovviamente è solamente una demo del gioco, di una Acrom, ovviamente, non è neanche il vero gioco di Pokémon Spada e Scudo. Non può assolutamente essere, e se comunque sia, anche dessero una demo, non sarebbe certamente il momento ancora. Ad ogni modo, sì, qua ad un attimo un po' di infarinatura generale su quello che è Pokémon Spada e Scudo. Ad ogni modo, sì, qua abbiamo le classiche cose di Professor Oak, certo. Ok, questo testo mi sembra praticamente uguale. E ho letto appunto nell'incipit che ha tradotto solo i testi più importanti, i dialoghi più importanti. Ma perché ha tradotto? Ha cambiato? Mi sembra che l'abbia fatto in italiano, no? Ad ogni modo, dato che siamo in Scozia, scegliamo un nome scozzese, Jack, e principalmente in inglese, Jack. No, davvero, è un nome scozzese molto diffuso, Jack. Ok, come chiamiamo il nostro rivale? Ovviamente Ryan, come vogliamo chiamarlo, eh? Bene, tuffiamoci nel mondo dei Pokémon. Vediamo un po', stiamo giocando col NES addirittura, neanche il Super NES. Non possiamo neanche correre, la stanza è più grande a quanto pare. E abbiamo due televisioni, probabilmente questo è il letto di nostra madre. Finalmente anche lei ha un letto. Non è costretta a dormire sui fornelli in cucina. Che io le ho detto, mamma dormi sul tavolo, ma lei non ci sente. Dormi sui fornelli, sta più scomoda. Forse in realtà le piace. Tutti i ragazzi prima o poi partono per un viaggio. Anche io ho viaggiato nella regione di Galar. Ah, senza punto. Quindi è un testo che potrebbe continuare all'infinito con un moto perpetuo. E c'era neve. Città 1. Giustamente. Vediamo un po'. Pallet Town? Cosa? E certo. Come si chiama la prima città? Boh. Chiamiamola Pallet Town. Però è grossa comunque, sì. È molto più grossa di Pallet Town. Ha una casa in più dove si può entrare. Dove non si può entrare. Poi proviamo un po' a fare classico Pokémon rosso fuoco e verde foglia, ecco. Ehi, aspetta, non andare! Cioè, tu prima mi dici che nostra madre è viaggiata poi dalla regione di Galar e poi i testi più importanti. Questo non è un testo importante, scusami, eh. Comunque sia, la grafica è un po' spoglia, ma chi se ne frega? Non è un gioco importante, no? O forse sì, chi lo sa. No, io voglio uno anch'io. Aspetta, fai il bambino buono. Lui è Grookey, di tipo erba, è veramente rispettoso. Ma magari poi in realtà è il Pokémon più buono che ci sta. Questo è Subol. È Subol, non è Sobol, è Subol. Si spaventa facilmente. Poi con due punti interrogativi. Lui è Scorbunny. Beh, io amante dei Pokémon fuoco non prendo Scorbunny. Va bene. Charmander, preciso, va, proprio. 9 lettere precise. Diceva Grookey. Ma Grookey stava di... Quello era Sobol. Non era Grookey. Mamma mia. Chi ha codificato sta ROM? Ragazzi, per favore. Ma scegliete qualcuno di più bravo nel team. Cavolo. Io pure ho fatto un hack ROM. Ho giusto modificato giusto la parte. Ma ha veramente preso Grookey? Io pensavo che era Sobol a fianco, no? E lui ha preso Grookey invece che però era all'inizio. Ragazzi, ma chi l'ha codificata sta roba? Ah, sì, perché nei nuovi giochi Pokémon dalla sesta gen, se non sbaglio, da X e Y, il Pokémon Starter ha già una terza mossa, non solo due. Il che sinceramente è un grande aiuto, un grande vantaggio per iniziare il gioco. Comunque sia, sto pensando di fare un video per Pokémon Spada e Scudo dedicato a ciò che vorrei vedere. Non l'ho fatto subito appena uscito il trailer perché lo voglio ponderare bene. Cosa? Non ci credo, ho preso il Pokémon sbagliato. Non puoi ancora entrare, torna quando avrai sconfitto la Lega di Galar. Bene, sono molto interessato ora. Posso? Guarda, ho copiato ciò che c'era scritto sul cartello. Ma non mi interessa! Voglio andare a combattere i Pokémon di Galar. Già ho smesso di nevicare. Ehi, c'è un Pikachu! Tuono onda è Thunderwave. Tuono onda. Bene. Vediamo un po' dove ci porta questa avventura. Ovviamente sarà solo questo episodio e non ne farò altri mai nella vita. Anche perché la demo è sicuramente corta. E Chicago come va? Cosa?
Ma fermati tutto, ferma tutto. Ah, ehi, ciao, ho letto Chicago. Ma cosa? Sapevi della grande guerra di Galar? Siamo stati in guerra con Kalos per ben 100 anni e la mia città è stata distrutta. Il testo va fuori. Ora sono in pace. Questo qui probabilmente ha visto le teorie di Sidonia. No, praticamente sì, dato che questa regione è ispirata all'Inghilterra, c'è stata la guerra dei 100 anni fra Francia e Inghilterra, percorso 1 bis. Mio Dio. Mi vuole presentare il suo starter. Cos'è, una proposta di matrimonio per caso? Poche maniaco Marco vuole lottare. Manda Sob, qua Sob l'ha scritto bene. Mi fa bolle, mi manda a... mi toglie 10 punti vita con bolle? 11 effettivamente. La pozione dal box non l'ho ritirata, quindi niente, andiamo a perdere. A meno che non facciamo un brutto colpo. No, andiamo a perdere. Mamma mia! Con te non ci parlo, sei cattivo. E con lei ci devo parlare? No, non per forza. Ma non voglio combattere, ragazzi, voglio semplicemente andare avanti. Voglio vedere fin dove arriva questo. Città 2, cosa, nella pietra è scolpita la città? È una città nella grotta. Ma è la grotta di Iglet. Ah, che bello vederla in 4K. In effetti questo emulatore ha 4K, anche se in realtà un gioco per Game Boy in 4K, come vuoi che sembri. Così, pixeloso, no? Ma è solo una grotta, la città 2. Invece di chiamare... Ah, ma no, c'è una palestra effettivamente. No, ma finisce così con la palestra? Che bello. Gloriosa. Ma chi c'è? Fermo, prima di Ezio ci sono... Io, suo figlio. Ezio. Auditore. Camper Andrea. What? Finalmente qualcuno che chiama Andrea un maschio in qualche gioco. Sono contento. Oh, però Gruti è forte, eh. Ehi, è forte. In teoria, se tu fai un po' di braciere, un po' di fuoco sull'erba, l'erba inizia a bruciare. Perché tu non sei bruciato, non sei scottato al limite? Lui citta questo qui, lo so, lo dico io. Siamo a livello 9 e Pikachu... no, rimango con Fedele. Rimango Fedele. La cosa che mi dà fastidio forse sarà dover andare al centro Pokémon, per forza. Però sono a livello 9 e questo Pikachu è... due bracieri ci vogliono. Tre ce ne vogliono, non due. Potrei andare di Graffio, ma... no. E invece due, vedi? Tante volte la fortuna. Oh, la fortuna aiuta gli audaci. Livello 10. Buono, buono, buono. Che c'entra, mo? Prima di essere ci sono io, poi gli anni luce misurano la distanza, non il tempo. Ciao, il mio nome è Ezio e sono il primo capo palestra. Ho studiato il metallo per 10 anni. Wow. Spero che tu abbia allenato al massimo i tuoi Pokémon, perché ho tanta voglia di distruggere i tuoi Pokémon. Ho una lunga carriera alle spalle, tu hai iniziato da poco. Io studio da sempre. Iniziamo, moccioso. Non aveva Pokémon d'acciaio? A meno che non pensino che Grookey sia tipo acciaio. Una volta finito... una volta finita la sua linea evolutiva. Guarda, vai in whip, a me non mi fai nulla, frustata. E ciao! Bye bye, Grookey! Tu non sarai un tipo acciaio, però comunque sia. Hai difeso il tuo allenatore, va bene. Meltan! Oddio, che suono era? Abra? Mi sa che era Abra. Mi sa che è Abra, sì. E ha vinto la prima medaglia. Vabbè, Boulder Badge, sì. Jack riceve da Brockman. Fermo, tieni, calmati. Da Brock, Ezio Brock. La guerra tra Castro e questa palestra è una guerra quando è avuta 200 anni fa. La palestra era del mio trisnonno, anche Meltan era suo. Ma quindi a me cosa mi va? Hati ti sta sorvegliando.
Chi? Nessuno, vattene ora. Ok, calmati. Hati, che abbiano tirato a indovinare il nome del Pokémon? Leggendario Hati. La demo finisce qui, ragazzi. Ci sono due allenatori, insomma, tanto per farti allenare in vista della palestra, ma a me non serve perché io sono Andre Link e posso sconfiggere qualunque allenatore senza perdere. Tranne il primo perché aveva Sobble. Allora, andiamo ad Cugio, questo video termina qui. È stato un video abbastanza carino, dai. Come demo iniziale c'è molto da lavorare, c'è molto, davvero molto. Però è interessante il fatto che comunque sia la palestra, si è mai detto, la palestra è stata sotterrata a causa della guerra. Io non me l'aspettavo che mi dicesse una linea del genere, perché c'è una palestra sottoterra? È carino, infatti, il fatto che Ezio abbia detto la mia palestra è sotterrata perché c'è stata la guerra. Ah, ok, va bene. Insomma, è un po' detta così, alla bene e meglio, però wow, ce l'ha messo. Non è che ha detto la mia palestra sta qua perché mi piace. È forte, è interessante. Bene, io direi che per questo video è tutto. Cugge, come sempre, vi ringrazio per averlo seguito. Non posso andare però sull'acqua, quindi probabilmente in un futuro aggiornamento ci sarà qualcosa qui da poter usare Surf. Probabilmente l'ha già programmato, ci ha già pensato. Infatti non possiamo vedere più in là, non ci è dato sapere. Magari in un futuro aggiornamento, chissà. Sentiamo una nave. Sì, la fauna selvatica che fa i versi. E noi ci vediamo questo pomeriggio alle 17:30 con la live di Yo-Kai Watch 3. Bye bye!